edizione 2017-2018 della Rocchese, innanzitutto giusta riconferma per te, tenendo conto dell'ottimo lavoro fatto al di là di quello che ha detto la classifica. Sì, sono molto soddisfatto anche perché nella vita le cose non sono scontate, quindi mi aspettavo una chiamata da parte della società, c'è stata e non ho avuto problemi ovviamente ad accordarmi, anche perché c'è un rapporto che va al di là di quello calcistico, ovviamente figlio di quello che è stato un ottimo campionato fatto da me relativamente, soprattutto fatto dai ragazzi. In ottica squadra ci sono arrivati puntelli di una certa qualità, ovviamente però il tuo credo è quello di restare con i piedi ben piantati per terra e di ragionare domenica dopo domenica. Ovviamente sono stati degli acquisti mirati, anche perché l'80-90% della rosa che bene ha fatto è stata riconfermata. È chiaro che loro vengono a darci una mano, ma io ho parlato con i ragazzi, dobbiamo riconfermarci noi rispetto alle cose buone che abbiamo fatto l'anno scorso. Sono arrivati ovviamente degli under perché per la regola ovviamente 98-99-2000 qualcuno dovevamo inserirlo. Mi hanno dato comunque tutti delle buone indicazioni e buone impressioni, un gruppo che è dedito al lavoro, si è amalgamato subito bene, sono ragazzi che si conoscevano anche al di là del fattore campo, quindi questa è una cosa molto importante. Per quanto riguarda l'obiettivo, io dico sempre che all'inizio siamo tutti bravi a fare dei proclami. Io dico che per raggiungere degli obiettivi alti bisogna guardare sempre in basso. Quindi la prima cosa, come ti dicevo l'anno scorso, è sempre più presto raggiungere la quota salvezza. E poi ovviamente di lì giocarci tutte le possibilità per riconfermare quantomeno il quarto posto che abbiamo fatto l'anno scorso. C'è stata anche qualche integrazione nello staff, un po' di aiuto in più anche per te a bordo campo? Sì, ci sono il prof Bonavita e il mister Gentile che poi prenderanno parte a quello che è il campionato allievi della nostra società, e persone disponibilissime, persone competenti, e quindi mi stanno dando una mano come collaboratori. Ovviamente ognuno porta quello che è la propria conoscenza, io dico che confrontarsi non fa mai male, anzi è sempre costruttivo e può dare dei risultati positivi in qualsiasi situazione. Diamo un'occhiata a quello che potrebbe essere il fattore geografico, definiamolo così. L'anno scorso un girone completamente salernitano, quest'anno c'è una squadra in più e probabilmente ci sarà una divisione. È comunque un campionato tosto dove tante squadre, lo hanno dimostrato già negli anni scorsi, si attrezzano per poter provare il salto diretto di categoria e quindi creare un bel po' di divertimento e concorrenza in più. Mediaticamente sento parlare, ho letto che la Sansevierinese dovrebbe andare nella Avellinese, ma al di là del fatto avellinese o vesuviano, io penso che anche quest'anno il Salernitano presenterà delle difficoltà enormi. Ci sono 3-4 compagini come l'Angri, il Campagna e il Santa Maria che si sono attrezzate in modo importante. La Scafatese è partita un po' in ritardo, però ha preso un buon tecnico Macera, il primo acquisto è stato Somma, quindi credo che anche lei alla fine farà una squadra di tutto rispetto, quindi credo che alla fine solo il problema logistico potrebbe essere una difficoltà in più, ma come nel vesuviano così nelle avellinese e nel salernitano ci sono 4-5 compagini che sono state attrezzate per fare un campionato importante.